Buongiorno a tutti, benvenuti a questa giornata seminariale sulla fisica della vita, la teologia quantistica e su passione e etica nella scienza, la figura di Pierre Curie raccontata dalla moglie Marie Curie. I docenti di oggi sono il professor Antonio Bianconi, professore ordinario a Roma Sapienza di biofisica, professore ha avuto la seconda cattedra italiana di biofisica dopo Mario Ageno, che è stato il professore che ha introdotto la biofisica in Italia nel dopoguerra. E con il professor Bianconi collaboriamo anche nel settore della superconduttività e superfluidità e della fisica della materia quantistica in generale. Ieri infatti il professore ha tenuto un seminario specialistico sulla superconduttività e anche questo sarà disponibile online per chi fosse curioso anche di questo argomento. E il professore è anche fondatore di un centro di ricerche RICMAS su Material Science, sulla scienza dei materiali, di cui l'Università di Camerino fa anche parte con il nostro gruppo di ricerca. Quindi tra l'altro è anche importante sottolineare come il professor Bianconi sia stato professore qui all'Università di Camerino dal 1972 al 1979, per poi proseguire la sua carriera all'Università dell'Aquila, poi a Roma Sapienza, e nel frattempo ha avuto diversi incarichi da visiting professor presso l'Università di Stanford, presso la Tsukuba e Tokyo University in Giappone, e presso Paris Sync in Francia, e oltre ad andare avanti tantissime iniziative internazionali, tra cui il congresso Super Stripes, che va avanti dal 1996, giunto al ventesimo anno di attività il prossimo anno. Dopodiché avremo il seminario a cura della dottoressa Piera Mattei, che ha fondato e gestisce la casa editrice Gatto Berlino Super Stripes. E ovviamente la dottoressa ci presenterà più in dettaglio la casa editrice, senza che mi dilungo troppo, però è una casa editrice che si occupa sia di divulgazione scientifica che di letteratura, poesia e temi di attualità. Oggi ci focalizzeremo più sull'aspetto della divulgazione scientifica e la figura del grande fisico chimico Pierre Curie. Volevo solo dirvi solamente proprio una parola sul motivo di affrontare anche il racconto della figura di un grande scienziato, è che ci rendiamo conto che oggigiorno nei corsi curriculari, nei vostri corsi di base, di primi anni, gli aspetti di storia della scienza vengono tralasciati soprattutto per motivi di tempo, non certo perché non ci rendiamo conto della loro importanza. Però ogni tanto è veramente necessario avere delle coordinate storiche e capire quali sono stati gli eroi della scienza contemporanea e della scienza moderna. Quindi è importante avere dei riferimenti temporali e dei riferimenti dei giganti che hanno gettato le basi della scienza che oggigiorno stiamo portando avanti nel nostro piccolo anche noi, ma loro hanno fatto quei passi da gigante che sono stati fondamentali nella storia della scienza. E Pierre Curie è sicuramente uno di questi. Bene, allora io direi di non sottrarre altro tempo al seminario, lascio la parola al professor Bianconi e grazie per la vostra partecipazione. Buongiorno, sono Antonio Bianconi e mi sono occupato nella mia vita di capire che cos'è la vita. Nei vostri corsi di fisica, quando studiate la fisica, non so se ve ne siete accorti, ma si parla sempre di particelle oppure di sistemi non viventi. Non è a caso. Nel 1630 Galileo invitò il Papa suo amico e gli fece vedere la Luna e i pianeti, e aveva dei problemi perché pochi anni prima, nel 1600, Giordano Bruno, che era un astrofisico, era stato bruciato a Campo in Fiori. Quindi
discutere i problemi della vita col Papa era un pochino pericoloso, e quindi la scienza dal 1615 al 2015 in qualche maniera ha cercato di non occuparsi della vita. La fisica quindi si è occupata di materiali non viventi, e in realtà però la scienza ha proseguito, perché i medici, i biologi, i chimici invece di argomenti della vita se ne sono occupati, e siamo molto contenti perché possiamo comprarci delle belle farmaci quando ci abbiamo bisogno, possiamo andare a fare anche delle belle risonanze magnetiche nucleari, siamo molto contenti che la scienza si occupa della vita. Qual è il problema per la fisica? La fisica è qualcosa un po' di strano, perché è una scienza che si occupa di semplificare le cose e trovare delle regole generali. Per un mio amico, un grande scienziato, Paolo Pasella, mi diceva, lui era un pediatra che era diventato un grandissimo biochimico a livello internazionale, diceva, noi ci occupiamo di salvare la singola persona, cioè di risolvere la singola malattia. I fisici invece vogliono capire cos'è l'universo. E quindi se uno vuol capire tutto quanto, il particolare si perde. Secondo me, la prima persona che capisce che invece la vita è un argomento della fisica è questo signore, questo si chiama Thomas Huxley, di cui abbiamo dedicato un libro, perché dopo aver insegnato biofisica per 40 anni mi sono accorto che lui nel 1880 aveva capito quasi tutto. Cosa ha capito Huxley? Ha capito che è vero che quando esco da questa stanza e guardo intorno, chiunque è capace di distinguere un oggetto vivente da un oggetto non vivente. Il bambino appena nato già distingue se la lucertola è viva oppure è un giocattolo. E lui capisce che era amico di Darwin, e Darwin si era occupato di tutte le specie, era un collezionista che aveva collezionato tutti i tipi possibili di specie, e si era accorto che guardando tutte queste specie si poteva trovare una legge generale, che è la legge generale dell'evoluzione di Darwin. Huxley era un suo amico, e capisce Huxley che in realtà se guardiamo tutti i materiali viventi hanno qualcosa in comune, sono tutti uguali. Ma come tutti uguali, se sono tutti diversi? E quindi inventa questa parola, il protoplasma, e quindi siamo al 1880, e questa ipotesi che fa Huxley, che tutte le diverse apparenze del mondo vivente in realtà non riflettono che un singolo stato della materia. E quindi questa ipotesi di lavoro di Huxley praticamente rinasce praticamente nel 2000 succede una grande delle grandi scoperte, sono state delle grandissime scoperte tra il 2000 e il 2010, quando voi studiate la fisica del Novecento, ancora pochi studiano la fisica del XXI secolo, la fisica di questo secolo, ormai sono passati 15 anni. E in questi 15 anni sono state fatte delle rivoluzioni incredibili. Si è scoperto il genoma, siamo stati capaci di leggere tutto il genoma di una specie. Nel 2000, in 15 anni, abbiamo cominciato a collezionare tanti genomi di tante specie. Siamo riusciti a vedere come è fatta la forma di tutte le molecole che costruiscono la vita, di tutte le specie. Da quella degli alberi a quella dei molluschi, e perché siamo con la diffrazione della Higgs siamo riusciti a vedere tutte le proteine che formano il vivente, quindi conosciamo praticamente
tutte le proteine di cui formano i sistemi viventi e tutto il codice genetico, il DNA, tutta la sequenza. La cosa affascinante oggi è che quindi all'inizio del secolo un'altra scienza si è nata, è la scienza dei network, la scienza dei grandi dati, e quindi tutti questi dati, tutto il codice genetico di una specie o tutte le componenti delle proteine di una specie, si possono tutte mettere in sul vostro computer. E quindi verso il 2005 un piccolo gruppo di scienziati hanno cominciato a dire: ma qui ragazzi, tutti questi aspetti diversi sono tutti uguali, cioè il sistema fotosintetico che produce tutto l'ossigeno delle piante è praticamente un meccanismo molecolare, una macchina molecolare è uguale per tutti i tipi di vegetali. Il sistema del mitocondrio che forma l'energia, che forma ATP, è uguale per tutti. E quando si è formato? E si è formato quando si è formata la Terra, 4 miliardi di anni fa. E allora uno mette tutti questi dati nel computer e esce fuori che c'è un'unità enorme, con tanta variabilità, ma c'è tutta una variabilità biologica bellissima, incredibile, che è sostenuta da una struttura uguale per tutti. Era esattamente l'enunciato di Huxley nel protoplasma. Quando Huxley propone questa idea del protoplasma nel 1880, viene attaccato sia dai chimici, dai fisici, dai biologi. I fisici gli dicono subito: ma tu dici che la vita è uno stato della materia, ma i stati della materia sono tre, sono liquido, gas, solido. Allora, se uno prende un uovo, quando dovete fare la frittata, il guscio è un solido, di calcio, un cristallo, cioè anche policristallino, è un solido. La parte che separa il guscio dal bianco, c'è cioè un gas. Quando vado nel bianco trovo tutte proteine, quando vado nel rosso trovo tutto acidi nucleici. In uno stato, sono tre stati della materia, cioè il solido, il gas e il liquido. Ci sono stati anche bidimensionali, che sono le membrane che separano il bianco dal rosso. Allora i fisici hanno detto: no, non è uno stato della materia, quindi sono tre stati della materia, gas, liquido e solido. E quindi dici delle stupidaggini. E quindi è nata la biochimica, è nata tutte le discipline, la genetica, mi sono occupato del rosso dell'uovo, del DNA. E Huxley dice: no, guarda che c'è quella mucillagine, lui la chiama la mucillagine, quella materia un po' appiccicosa, praticamente è il bianco dell'uovo. E invece quella si muove, è attiva, io la guardo al microscopio e sta sempre in attività, è un oggetto vivente, e quello è un protoplasma, ma il protoplasma include anche il guscio e tutta la cellula. Nel 2007-2008 un signore che si chiama Venter, un pessimo studente, Venter era tutti i voti più bassi, non si è mai laureato, poi dopo è andato a fare, ha fatto tanti altri lavori, si è rilaureato a 35 anni e poi si è messo lì, ha costruito una fabbrica, una industria. Insomma, oggi è il più grande scienziato che esiste al mondo, è l'uomo che ha scoperto il genoma, uno dei più grandi scienziati che esiste. E lui ha fatto, dopo che ha scoperto il genoma, ha costruito una cellula vivente sintetica, l'ha costruita a mano, perché sapeva tutti i componenti, l'ha messo tutti dentro e ha costruito una nuova cellula vivente. Se quando i fisici vedono questa cosa nel 2005-2006 dicono: ah, ma allora questa è fisica, perché io so i componenti, li metto e quella vive. Quello che fa Venter, prende questo codice genetico che è lunghissimo, che è tanto grande, e lo riduce al più piccolo possibile, quindi fa la prima cellula vivente, la cellula più piccola che si può immaginare. In questa cellula più piccola che ci può immaginare c'è il solido, il gas, il liquido, tutte le fasi della
della vita. E a questo punto i fisici cominciano, io vi ricordo che fu proprio nel 2009 che proposi: facciamo un nuovo corso di fisica, la fisica della vita. Oggi si può fare. Molti colleghi hanno detto che era un'eresia totale, perché la fisica della vita non esiste. E oggi nel 2015 appaiono grandi libri, comincia a essere molto divulgati, molto gente comincia a interessarsi, ci sono corsi come c'è in tutto il mondo. Abbiamo fatto noi un congresso nel 2011, oggi nel 2015 è diventato un argomento molto popolare. L'altro punto che allora, cosa è successo allora in questi ultimi 4-5 anni? È successo che i fisici hanno cominciato a pensare che forse, oltre ai tre stati della materia, no? Anche abbassando la temperatura, si abbassano, prendono un gas ad alta temperatura, tutti gli atomi sono un gas, formano un gas. Mettete sul fuoco, poi vedete la fiamma che forma un gas, mettete il legno e vedete il gas CO2 che va da su, no? Un gas. Ad alta temperatura avete un gas. Se abbassate la temperatura avrete un liquido, se avete un vapore acqueo, poi fate l'acqua, poi arrivate a 0 gradi fra qualche giorno, quando arriveremo a 0 gradi centigradi, cominciate a vedere il ghiaccio con cui si scivola e quindi avete un solido. Cosa succede abbassando la temperatura? Abbassando la temperatura, gli atomi che sono disordinati, diciamo energia, si rallentano e a un certo punto, quando fanno un solido, si fermano nello spazio reale. Allora, come avete studiato a fisica, una delle prime cose che avete studiato della fisica è la quantità di moli. Avete studiato che non solo una particella è determinata dalla sua posizione, ma anche dalla quantità di moli. Vi ricordate questa quantità della massa moltiplicata dalla velocità? E vi siete accorti che il professore insisteva che dovete capire bene che cos'è la quantità di moli. Perché? Perché la quantità di moli è una caratteristica, Galileo ci ha insegnato che un oggetto lasciato a se stesso conserva la sua quantità di moli. E i fisici a un certo punto si sono accorti, nel 1938, che se prendete un gas un po' particolare, l'elio, e fate gas liquido e andate giù a temperature più basse, allo zero assoluto, a meno 273, non diventa mai un cristallo, cioè gli atomi non si fermano mai. A un certo punto succede una cosa stranissima, e vedete questa è la bottiglia d'elio, a 4 gradi Kelvin diventa uno stranissimo fluido. Questo lo scopre Kapitsa, era un giovanissimo studente russo che lavorava a Cambridge, poi tornando a Mosca, l'immigrazione degli studenti, è andato a Cambridge, è andato a Mosca, ha fatto l'esperimento e nel 1938, mentre qualcuno cominciava a preparare la bomba atomica, invece lui a Mosca misurava queste cose strane, e quello che scopre che questi atomi nell'elio a bassa temperatura, che non diventano mai dei solidi, a un certo punto diventano dei superfluidi. Cosa sono i superfluidi? I superfluidi sono un quarto stato della materia, dove gli atomi, invece che avere una posizione fissa, hanno un momento della quantità di moto tutti uguali, sono 10 alla 23 atomi al centimetro cubo, tutti con la stessa quantità di moto. Per i fisici si è aperto una cosa incredibile, cioè la materia non solo può essere ordinata nello spazio reale, ma può essere anche ordinata nello spazio delle quantità di moto. Che cos'è questo ordine nelle quantità di moto che si chiama superfluido? È un ordine nelle velocità, è un ordine nella dinamica, non un ordine nella statica. E i fisici sono curiosi, un po' strani, un po' mezzi fissati, studiano delle cose strane. Allora qualcun altro ha cominciato a dire: ah, ma ci sono anche gli elettroni dentro i metalli, vi ricordate la resistenza elettrica? Ah, questi elettroni sono piccoli, leggeri, se io li freddo, che fanno? Si fermano? Si mettono tutti fermi? È difficile, perché gli elettroni sono un'onda,
sono leggeri, sono più leggeri dell'elio, che faranno loro alla temperatura vicino allo zero assoluto? E i fisici trovano che a un certo punto questi metalli, se li portate allo zero assoluto, diventano superconduttori e gli elettroni si ordinano nelle quantità di moli, cioè gli elettroni non riescono a cristallizzarsi e fanno come l'elio, si formano un ordine nelle... Ah, strano! Ma allora io per fare quest'ordine nella dinamica devo arrivare allo zero assoluto. Lo zero assoluto sapete che è molto lontano, meno 273 gradi centigradi, meno centigradi. E noi, Antonio Bianconi, vive a 300 gradi Kelvin, a bella caldo. Quando uscite fuori che fa freddo, arriva a 273, lo zero, lo zero centigradi, cominciamo a congelare. E quello che capisce Huxley e che capiscono questi fisici nel 2005 è che la vita è un ordine nella dinamica, che la vita somiglia a questi due stati, perché è un ordine nella dinamica. Abbiamo, oramai conosciamo tutte le reazioni biochimiche che avvengono nella materia e sappiamo che sotto una certa temperatura, che è praticamente 110-120 gradi, 110 gradi centigradi, quindi 400 Kelvin. Sotto 400 Kelvin, in certe pozzanghere vicino a dei vulcani, 5 miliardi d'anni fa, era apparso la prima cellula vivente, piccolina come quella che ha fatto Venter, era apparsa questa vicino a dei vulcani, c'erano queste pozzanghere e sono formate queste cellule viventi. Però la temperatura doveva essere più bassa di 120 centigradi, perché a temperatura più alta si forma un gas. E se vado a bassa temperatura, tutti quanti sapete che sotto meno 50 gradi centigradi per una cellula vivente comincia a essere un po' difficile la vita. E, però questa vita è un ordinamento nello spazio delle velocità, perché dentro l'uovo avete un liquido che è dinamico, e se in realtà andate a vedere anche il guscio è dinamico. Oggi se riusciamo a vedere le ossa, la formazione delle ossa e della cartilagine, che è un continuo dinamico, non è vero che le ossa sono una cosa statica, soltanto che sono molto lente, molto molto lente. Altre sono più veloci, ci sono delle proteine che non sono strutturate, si chiamano proteine intrinsecamente disordinate, come la carnodulina, che non sono completamente disordinate, non c'è nemmeno una struttura cristallografica delle proteine che avete visto a chimica, e sono completamente dinamiche, vuol dire che sono velocissime. Quindi la vita può avere sia delle dinamiche velocissime dell'ordine di 10 alla meno 15 secondi, sia dei tempi dell'ordine dei 3000 anni. Pensate che il DNA, che è fatto alfa elica, sapete tutti, destro giro, è un oggetto molto ben definito, però è solo destro giro, come adesso anche Piero Mattei poi parlerà di Venturi, capisce che questa simmetria destro gira è molto particolare, non c'è un DNA levo giro. Com'è possibile che c'è questa rottura di simmetria e c'è solo un destro giro? Beh, se voi prendete però una mummia che oramai è morta, questo DNA ormai è fermo nello spazio reale, giusto? Quindi non è più vivo. Nel giro di 3-4 mila anni il DNA da destro giro diventa levo giro. Quindi vuol dire che il DNA praticamente ancora non è statico, ma è ancora dinamico, con un tempo di vita dell'ordine di migliaia di anni. E oggi la quantità, dovete sapere la vita di una mummia, basta misurare la quantità di DNA levo giro che sta nella mummia e sapete immediatamente quanti anni c'era, perché quando il signore è morto era tutto destro giro. Insomma, c'è questa grande scala dei tempi e questa sia uno stato ordinato nello spazio dei momenti. Quando? Nello stato vivente. E i superconduttori, questi materiali, questi elettroni che stanno nei metalli, quando diventano loro superconduttori? Beh, la fisica poi fa anche tutte le teorie, fa tutta la matematica e dice no, questo stato ordinato nello spazio dei momenti avviene solo allo zero assoluto.
Allora i fisici sono tutto il Novecento, per cent'anni, sono messi lì a studiare sui materiali superconduttori e a trovare a che temperatura questa fase di ordinata degli elettroni nel metallo, quando si ordinavano nello spazio. I fisici sono gente strana, cioè un po' appassionati del loro lavoro, perché loro vedono praticamente che questi elettroni, come lo vedo io, che questi elettroni dentro un metallo sono gli stessi elettroni che stanno dentro a una proteina, e che uno, se comincia a parlarci e conoscerli, conosce il loro carattere, poi magari se capisce che dentro a un metallo di molibdeno magari si comportano in una certa maniera, però poi sono sempre loro che stanno dentro la mia lingua mentre parla e che quindi si comporta in un'altra maniera, ma sono sempre loro, quindi io devo capire che tipi sono, il carattere, e capire perché fanno una volta una cosa e una volta ne fanno un'altra. Però sono sempre loro, le leggi sono quelle là, la fisica pensa che tutto si semplifica e quindi c'è una legge comune per tutti. Questo è l'atteggiamento del fisico. Oggi non c'è più questo, vediamo, vi faccio vedere come non c'è più una differenza tra le discipline, perché ormai tutti quanti cominciano a capire che tutta la realtà è tutta multidisciplinare. La ricerca sui materiali è molto lunga, comincia nel Novecento e cercano dei materiali strani. Nell'87, quindi oramai 25 anni fa, si trova che un ossido di rame, nemmeno un ceramico, un materiale ceramico, è superconduttore a 170 Kelvin. Un mese fa un signore russo che lavora in giro in Germania, in Spagna, in Giappone, negli Stati Uniti, ha scoperto che c'è una molecola che è H3S, che è derivata da H2S, che è un oggetto che è quasi uguale all'acqua, H2O, e diventa superconduttore a 200 gradi Kelvin. Quindi questi elettroni nell'H3S diventano ordinati nello spazio dei momenti a 200 gradi Kelvin, non allo zero assoluto, mentre la vita appare da 200 gradi Kelvin a 400 gradi Kelvin. A questo punto oggi fa un punto di contatto tra il mondo dei metalli e il mondo della vita. Quello che ho cercato di farvi entrare in questa maniera di ragionare mette insieme tante discipline, e tante discipline cominciano a lavorare insieme, perché abbiamo la biologia, la genetica, la scienza dei materiali, e poi abbiamo delle nuove scienze. Queste qui possiamo dire che esistevano anche nell'Ottocento, ma nel Novecento si sviluppano altre scienze. Una di queste scienze che nasce nel 1927 è la fisica quantistica. Nasce anche la meccanica statistica, che comincia con Boltzmann, però poi si sviluppa in maniera straordinaria proprio anche recentemente. E oggi quello che stiamo parlando sono di queste tre nuove discipline: una che si chiama biologia quantistica, un'altra che si chiama quantum information e un'altra che si chiama nanotechnology. Queste tre nuove scienze praticamente si occupano di quello di cui vi sto parlando. Perché? Perché se io riesco a capire come la meccanica quantistica della vita, posso inventare un nuovo computer. Un computer, non più un computer che dice solo sì o no, ma un computer quantistico in cui c'è una quantità possibile di configurazioni che velocemente controlla, e posso creare dei nuovi computer quantistici. Se riesco a fare dei nuovi computer, posso fare anche delle nuove nanotecnologie. Questo lavoro multidisciplinare possiamo farlo nascere con un libro che scrisse Schrödinger nel 1944. Nel 1944, non vi ricordate che era appena finita la Seconda Guerra Mondiale, la bomba prima la stavano preparando, e Schrödinger stava a Dublino e fa una serie di lezioni
in cui che sono intitolate Che cos'è la vita. È un libro bellissimo che potete leggere, vi consiglio di leggerlo, c'è in italiano, è un libro molto semplice dove lui si comincia a porre esattamente i problemi di cui stiamo parlando. Però è soltanto nel 2005, e adesso ve ne accenno, dove praticamente abbiamo la colomba della biologia quantistica. Cioè perché? Perché si riesce a capire, si riesce a misurare in questi giorni, quindi siamo al 2005, che degli uccellini che stanno nei paesi del nord, siamo stati in Estonia 15 giorni fa, la notte della prima gelata, e la notte della prima gelata in Estonia, che era in Russia, che era il 10 ottobre, era pieno di uccellini. La mattina dopo, c'era la notte ha gelato, c'era tutta la brina per terra, il giorno dopo non c'erano più uccellini. Gli uccellini erano partiti, erano migrati. E questi uccellini che migrano, ce ne sono un certo tipo, che ha un occhio, ha gli occhini, in questo occhio però ha alcune molecole particolari, che quando arriva la luce, due elettroni vengono eccitati, sempre gli stessi elettroni, l'elettrone è sempre uguale, solo che qui si vengono eccitati due elettroni insieme, la molecola si scinde, gli spin degli elettroni cominciano a interagire tra loro per un microsecondo, e questa eccitazione tra i due elettroni dentro l'occhio del pettirosso che deve partire, si orientano in maniera diversa a seconda del campo magnetico terrestre. Il campo magnetico terrestre è piccolissimo, non sapete nemmeno che c'è se non c'è una bussola, no? Quando camminate non vi accorgete che c'è un campo magnetico. L'uccellino se ne accorge con questa tecnica, ha un occhio un po' particolare, e questa eccitazione che vive un microsecondo è molto tempo, perché gli elettroni si muovono al femtosecondo, quindi sono milioni di volte più lenti del normale, si accorgono qual è la direzione del campo magnetico. E quindi questo è un effetto quantistico di interazione delle funzioni d'onda degli elettroni. E lui, quella sera del 10 ottobre, sente che fa freddo e misura, vede praticamente quasi come se vedesse il campo magnetico il terrestre, e quindi si mette a 5 gradi dalla direzione del meridiano e punta verso l'Africa, e si fa un viaggetto di 2-3 settimane con 200 km al giorno e va in Africa a svernare. Lui misura con la meccanica quantistica l'angolo 5 gradi dal meridiano e va diretto in quella direzione, non parte da solo, non è un fenomeno quantistico dentro il suo occhio, perché tutti gli uccelli quella mattina non c'è più nessuno, quindi è un fenomeno cooperativo, vuol dire che dinamicamente tutti gli uccelli si sono tutti messi nella stessa quantità di moto nella direzione di un certo angolo del meridiano. È un fenomeno collettivo. Qui siamo in piena meccanica quantistica. Cos'è questa meccanica quantistica? La meccanica quantistica viene scoperta, diciamo, la matematica, è una formulazione matematica, vengono fatte tre formulazioni matematiche completamente diverse di Schrödinger, Heisenberg e Dirac. E queste matematiche sono tutte molto complicate, molto astruse, però descrivono esattamente quello che fa l'uccellino. Questa scienza, che è la meccanica quantistica, è stato necessario quasi un secolo, cioè dal 1927 a oggi, per cominciare a capire cosa significasse veramente e come viene utilizzata dal mondo della vita. Il mondo della vita, chiaramente, a questo punto, nel 2015, lo posso dire sicuramente, non è un fenomeno di fisica classica. Ma questo Piazzi se ne accorge nel 1880. È chiaro che non è una fisica classica, non sono gli atomi della fisica classica rilasciati e vanno giù, invece qui gli atomi si muovono in maniera complicata. Quindi è un fenomeno praticamente sotto gli occhi di tutti, un fenomeno quantistico macroscopico sotto gli occhi di tutti, che tutti vedono, e che non era dettato dalle leggi della fisica classica. Ma la legge della fisica classica, vi ricordate all'inizio quando abbiamo cominciato, Galileo
non era interessato a spiegare il mondo della vita. Quindi è chiaro che le leggi della fisica classica non descrivono il mondo della vita, perché non lo volevano, non volevano. La scienza è il contrario della tecnologia, la scienza è l'errore, la scienza è la correzione dell'errore, cioè la scienza vuole essere sempre corretta, non vuole avere la verità, non esiste la verità. Quindi la fisica descrive i fenomeni di cui è interessata, sapendo che quello che sta dicendo poi è sbagliato, però è corretto. Cioè, e questo processo di correzione è il processo che ci rende felici. Quando io trovo un errore sono molto felice, anche se l'ho fatto io, perché ho capito che è un errore, quindi mi comporto in maniera diversa, ho capito che è un errore. E questa è la cosa più bella della scienza. Naturalmente quando qualcuno comincia a dire una cosa che è solo lui che la dice, che il mondo della vita è quantistico, tutti gli altri lo prendono in giro e cominciano a lo trattano male. Però lui è abbastanza robusto, spalle larghe, prende tutte le bastonate e dice: ma io l'ho visto che è quantistico. Poi piano piano tutti quanti cominciano a vedere la fisica. E quindi questo è un po' la nascita del quantum biology. Però ci sono altri quattro settori che mostrano oramai in questi ultimi 5-10 anni, 5-6 anni, mostrano che la meccanica quantistica è in piena attività nel mondo della vita. Uno sono i motori molecolari, sono delle macchine autoassemblanti. Un'altra è la meccanica quantistica dell'evoluzione, l'evoluzione di Darwin. Non potete, le teorie matematiche moderne dell'evoluzione di Darwin non la spiegano più come un sistema meccanico, ma un sistema in cui avete entanglement da tanti stati. E l'altro problema è l'optimization, cioè il materiale biologico, se fosse meno complesso non sarebbe funzionale. Per forza deve essere complicato, per forza deve avere 20 aminoacidi, 5 basi, 20 cofattori, dovete avere l'ATP, dovete avere 300 elementi. Però questa eterogeneità è essenziale per la funzionalità. Però questa complessità non può essere tanto grande. Io mi devo usare solo 20 aminoacidi, non ne posso usare 27, perché se fosse più complicata non funzionerebbe più. Quindi quello che vediamo noi nella cellula vivente, oramai siamo capaci anche a progettare, vediamo che c'è un'ottimizzazione. Questo problema dell'ottimizzazione è un termine che è ingegneristico, che per i fisici è un po' esotico, ma per gli ingegneri è molto chiaro, perché anche se voi montate su una macchina nuova che vi siete comprati, vedete che è un po' cambiata, ci sono un sacco di cose nuove, è diventata più complicata, però non tanto di più, perché devi sempre raggiungere l'ottimizzazione. E questi qui sono i temi fondamentali su cui la scienza si sta. Di questo qui potrei farvi delle lezioni su che cos'è questa fotosintesi quantistica, che cos'è questi biologici. Vi faccio vedere questi, vi faccio vedere dopo. Comunque adesso volevo solo, quasi finito il tempo, volevo solo farvi vedere quali sono i fondamenti, proprio fondamenti della fisica, proprio della fisica della vita. Ricordate, avevo detto che c'è questa ottimizzazione. Questa ottimizzazione, dovete avere un certo numero di atomi. Per fare un materiale vivente vi servono un certo numero di atomi. Va bene, allora la meccanica quantistica ci ha insegnato che gli atomi sono 92. I chimici, prima della meccanica quantistica, avevano trovato che gli atomi nella scala Mendeleev sono 92. Poi la meccanica quantistica ha calcolato perché sono solo atomi fino a 92 elettroni, dopodiché non sono più stabili. E poi ci siamo accorti che la Terra, questo pianeta dove noi siamo e dove la vita è apparsa già alla sua formazione 4 miliardi di anni fa, è una scheggia dell'universo molto 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 particolare. Su questa scheggia ci sono tutti 92 elementi della scala di Mendeleev. Questa è una cosa molto particolare nelle stelle e negli oggetti celesti. È una particolarità quasi eccezionale,
Solo recentemente, avete letto sui giornali, per l'ultimo anno, due o tre anni, forse, sono stati trovati in maniera indiretta la possibilità di altri pianeti, però non sappiamo se questi altri pianeti ci sono tutti e 92 gli atomi della scala di Mendeleev. Sulla Terra ci sono tutti e 92. Quindi quando appare la vita sulla Terra, si trova in una pozzanghera vicino a... Perché deve essere questa pozzanghera deve stare vicino a un vulcano? La pozzanghera deve stare vicino a un vulcano perché, scusate un momento, ascoltate per favore, perché in tutto l'universo, tutti i corpi dell'universo, gli elementi più frequenti sono gli elementi leggeri, gli atomi leggeri, cioè l'idio, l'ossigeno, l'idrogeno. Per trovare degli elementi pesanti è molto raro. Sulla Terra in genere elementi pesanti non li trovate. Li trovate dove? Li trovate vicino ai vulcani. Vicino ai vulcani non trovate solo ossigeno, azoto, ma trovate anche molibdeno, niobio, metalli molto, molto più alti. E quindi vicino a una pozzanghera di un vulcano avete tutti e 92 gli atomi della scala di Mendeleev. Questa cellula vivente che si forma, quanti atomi dei 92 utilizza? Deve ottimizzare, non ne può usare pochi, non ne può usare tanti, ottimizza la scelta e ne seleziona 25. Oggi sappiamo che solo 25 atomi della scala di Mendeleev sono utilizzati nella cellula vivente. Adesso che finalmente in tutte le città italiane si comincia a fare separare l'immondizia in diverse maniere, avete un sacchetto che si chiama umido biologico. Anticamente lo chiamavano organico, ma è sbagliato. Perché? Cosa ci deve stare dentro il sacchetto del biologico? 25 atomi. Non potete mettere nel sacchetto del biologico il bario, non potete mettere il titanio. Ma posso metterci il cobalto? Sì, il cobalto, ma come? Il cobalto è un ferro, un metallo duro. Il cobalto fa parte, lo potete mettere nel biologico. Ci posso mettere lo stagno? Sì, ci posso mettere. Posso mettere il molibdeno? Sì. Ci posso mettere lo zinco? Sì. A cosa serve lo zinco? Il zinco è fondamentale alla molecola che va a leggere il DNA. Si chiama zinc finger. Cioè una molecola che va a leggere il DNA. E gli serve lo zinco. Se non c'era lo zinco non poteva leggere informazioni sul DNA. Questi qui sono solo 25. E già qui vediamo come... questa è proprio fisica fondamentale. Quindi ci sono solo 25 atomi che creano il mondo del vivente. Va bene, poi l'altra cosa fondamentale è che all'inizio del Big Bang la temperatura era di 10 alla 13 gradi Kelvin. Ormai sappiamo esattamente l'inizio del Big Bang, sappiamo che comincia 13,6 miliardi di anni fa e la temperatura era abbastanza calda, quindi qui non ci può essere la vita. Poi la temperatura scende rapidamente e poi comincia a passare un miliardo di anni e la temperatura scende troppo, arriva giù quasi allo 0,1 gradi Kelvin, troppo freddo per la vita. Però a un certo punto che succede? Queste stelle fredde esplodono, fanno una supernova, la temperatura sale su all'improvviso e poi si raffredda. La temperatura dell'universo, vedete, diminuisce. E dove si forma la vita? Dove trovo i 300 gradi Kelvin? Devo andare vicino a una supernova, farla esplodere, raccogliere una scheggia con tutti gli atomi della scala di Mendeleev, raffreddarla e arrivare a 10 miliardi dopo l'inizio del nostro universo e qui comincia la vita. Questa che noi vediamo, quindi sappiamo esattamente che questa temperatura avviene 8 miliardi dopo l'inizio dell'universo. Quindi sappiamo che qui si formano gli atomi, si formano le cose, quindi sappiamo che la vita si forma. Abbiamo fatto noi un lavoro, qui abbiamo analizzato che ci possono essere anche altri pianeti che esplodono, altre supernove, e quello che troviamo è che la vita appare intorno a 5 miliardi dopo l'inizio dell'universo. Questo stato fisico della materia, il quinto stato della materia, se il primo è il gas, poi c'è il solido, poi c'è gas, liquido, solido, superfluido, che è il quarto stato della materia, il quinto stato della materia, secondo la mia opinione,
è lo stato della vita. Questo stato della vita appare nell'universo soltanto 5 miliardi dopo il Big Bang. È uno stato talmente stabile che resiste da 5 miliardi di anni, ha un tempo di vita praticamente la metà di tutta la vita dell'universo. Questa è praticamente la prospettiva della ricerca attuale, capire che cos'è questo quinto stato della materia. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie Antonio per questo seminario molto stimolante e interessante. E prima di passare a voi subito le domande, volevo solo aggiungere su questa stabilità della materia biologica, c'è l'esempio del collagene, secondo me che è eccezionale, perché proprio recentemente è stato trovato del collagene, che poi il materiale biologico necessario per sviluppare la cartilagine, le ossa e tanto altro, nei muscoli, no? Il collagene è un materiale eccezionale, e questo collagene è stato trovato intero, perfettamente funzionante all'interno delle ossa dei dinosauri, quindi perfettamente integro e a distanza di 60 milioni di anni. Questo ci fa rendere conto di quanto possa essere veramente stabile la materia. Guarda, quindi questo è un esempio molto, molto bello a mio avviso. Va bene, adesso prima di passare al secondo seminario vorrei avere alcune domande, curiosità, qualunque cosa vi venga in mente. Siamo qui per una breve discussione. Chi è il primo? Chiaramente vedo anche dei colleghi presenti, siete tutti benvenuti a fare domande anche per... Cioè la lezione è stata molto provocante anche, no? Cioè alcune cose che non... ho cercato di fare riferimento a cose che sapete e proporvi una prospettiva che ancora sta dentro ai laboratori, non è uscita dai laboratori, però il nostro compito di insegnanti è quello di portarvi, e anche i ricercatori, la doppia attività che facciamo è proprio quella di portarvi direttamente dal laboratorio subito alla divulgazione. E questo, ecco, se, anche se voi fate delle critiche contro, siamo contenti perché non è la verità. Noi speriamo di essere confutati da quello che abbiamo detto, non siamo portatori da vendere. Dubito ergo sum, invece di cogito ergo sum. Allora, dai, qualche domanda, curiosità, insomma, è una lezione molto informale. Prego. Per quanto riguarda la scoperta del grafene, sempre fa parte della materia organica. Come dici? Il grafene, il grafene se fa parte della materia organica, e che ruolo può avere questa scoperta? Grazie che hai fatto questa domanda. Allora, il grafene è uno strato, il grafene non è niente di strano, adesso il vostro collega lo sa, però avete sempre usato la matita, no? La matita lasciate su un nero sulla pagina, quello è carbonio fatto di grafite, che scaglie di grafite rimangono sulla pagina, e quel nero sono tutti cristallini di grafite. Se questi cristallini di grafite che rimangono attaccati alla pagina, questo è stato un giovanissimo, un quasi ventenne russo, che si è messo lì piano piano con lo scotch e è riuscito a ricavarne un pezzetto che è solo uno strato di atomi di carbonio. È un oggetto che rassomiglia molto, è un oggetto bidimensionale su tutti gli atomi di carbonio, vi ricorda molto la catena polipeptidica, che è unidimensionale, no? La catena polipeptidica è un beta sheet, prendete un foglietto beta, somiglia praticamente a un pezzo di grafene. Allora, il problema che ci sono, se io faccio riferimento, rispondo in maniera provocatoria, questo oggetto è quantistico e classico. Allora, questo qui ha fatto l'esperimento Zellinger a Vienna, con un gruppo di ragazzi, un gruppo di ricercatori, una 7-8 persone, non è che sono tanti, e hanno cercato di vedere se un oggetto grande, cioè non atomico, ma di 10 nanometri, quindi 10 nanometri è tanto, sono 100 angstrom, sono 100% atomi, un oggetto macroscopico, l'hanno lanciato e hanno fatto l'esperimento della diffrazione degli elettroni, che si dimostra che è un'onda, e hanno dimostrato anche che un blocchetto tipo di 10 nanometri, 100 angstrom, fa interferenza quantistica. Quindi tutti sono oggetti già della dimensione di una proteina che fanno interferenza quantistica.
cioè già una proteina a farli come gli elettroni. Quindi guardate un libro classico di meccanica quantistica, quello che caratterizza l'onda e la particella è il fatto che fa un'interferenza con le onde. Si pensava nei libri di testo, leggete, che solo gli elettroni fanno le interferenze. Questo gruppetto, proprio nel 2006, proprio spinto, abbiamo fatto un congresso, loro sono venuti, discuto con biologi e chimici e quanto informatici, hanno dimostrato che anche un oggetto, una nanoparticella, una nanocomponente, un pezzo di grafene da 10 nanometri, fa interferenza quantistica. E quindi vuol dire che questo qui, già noi ci pensiamo a pensare che già una proteina fa interferenza quantistica, quindi si comporta non più come particella ma come... Grazie per questa domanda interessante. Allora, altre domande? Curiosità? Dai, questa è un'occasione quasi unica, poi la ripeteremo l'anno prossimo, però insomma è un'occasione veramente bella per porre domande, curiosità. Nient'altro? Beh, comunque ci abbiamo anche dopo la fine del secondo seminario, qualcuno di voi si può avvicinare per proseguire le domande. Vabbè, comunque allora... siamo qua per poter venire a vedere i libri. Qui abbiamo un libro, questo qui, che è il congresso che abbiamo organizzato, vedete, Quantum Physics, fisica quantistica nella materia vivente, del 2011. Questo qui è il libro di Huxley, La base fisica della vita, che è stato tradotto a Foster da questa casa editrice. E qui abbiamo Pierre Curie, di cui parlerà Piero Mattei. Vi ringrazio molto della vostra attenzione. Grazie.